Una cerimonia sobria e ricca di significato per intitolare l'ospedale di Molfetta al compianto vescovo Don Tonino Bello e scoprire una stele in suo ricordo. Una intitolazione avvenuta dopo che oltre 2000 persone avevano chiesto di intitolarlo attraverso una petizione. Presenti le massime autorità politiche e sanitarie regionali, tra cui il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, il sindaco di Molfetta, Antonio Azzollini, e il direttore della ASL Bari, avvocato Lea Cosentino. Tra il pubblico anche i familiari di Don Tonino, Marcello Bello e Trifone. Don Tonino, colui che fu definito il vescovo della pace e degli ultimi, oggi vede l'ospedale di Molfetta intitolato a lui. Una cerimonia che va al di là del semplice atto formale, ma che vuole essere un segnale di concreta rinascita del locale nosocomio, come detto dall'avvocato Lea Cosentino, dalla dottoressa Annalisa Altomare, dirigente sanitario del nosocomio, e sottolineato e auspicato da Marcello Bello, fratello del compianto vescovo. Avvocato Cosentino, una cerimonia importante e probabilmente non soltanto di facciata, perché l'ospedale di Molfetta continua a riservare grosse sorprese. Oggi si intitola Don Tonino, però c'è dell'altro. Sì, indubbiamente, non è solamente di facciata, ma di sostanza, direi. Don Tonino viveva intimamente la molfettesità, come diceva lui, e ha lasciato un segno indelebile, soprattutto rispetto alla compassione verso gli ultimi, verso i deboli, verso i sofferenti. È l'ospedale che è il luogo di cura veramente delle persone che stanno male, che soffrono e che rende possibile la cura dell'anima anche attraverso la passione, l'umana compassione degli operatori. È stato un segno fondamentale questa intitolazione ad Antonino Bello, che ha lasciato sicuramente delle tracce importantissime che continuiamo a recepire quotidianamente oggi, e quindi l'intitolazione dell'ospedale ad Antonino Bello non è solamente un fatto formale, ma un fatto sostanziale. Noi siamo sicuramente impegnati a ristrutturare, a fare una sorta di restyling dell'ospedale. Abbiamo inserito nuove professionalità, nuovi progetti, nuovi percorsi. Sappiamo che Don Tonino sicuramente sarebbe stato contento di questo e sappiamo che la sua presenza e il suo insegnamento, anche in termini di sacra laicità, passatemi questa espressione, sarà un esempio per tutti coloro i quali si trovano in questo luogo che non deve essere vissuto come luogo di sofferenza, ma come luogo di cura. Dottoressa Altomare, abbiamo parlato con l'avvocato Cosentino, un'intitolazione che non è soltanto un atto formale, l'ospedale di Molfetta riserva sempre novità per gli utenti. L'ospedale di Molfetta è impegnato in progetti innovativi. Dobbiamo offrire il massimo alla popolazione che porta qui il suo dolore e chiede di essere sollevata da questo. Noi lo assumiamo come un impegno, l'assumiamo come un impegno questa intitolazione. Dobbiamo essere all'altezza. Faremo di tutto, faremo di tutto. Dolore e sofferenza erano due dei simboli della missione ecclesiastica di Don Tonino. Don Tonino, nella messa crismale dei suoi ultimi giorni in cattedrale, disse: "Vi benedico da questo altare di sofferenza". È lo stile di chi assume la sofferenza come la strada per essere più grandi, per essere migliori e per sollevare chi soffre accanto a lui. Non siamo degni di portare questo nome, però ci impegneremo per essere all'altezza. Il legame di Don Tonino con Molfetta continua ad esserci, la sua famiglia è sempre presente quando a Molfetta si parla di Don Tonino, e oggi questo significativo segno, l'ospedale di Molfetta dedicato a suo fratello. Sì, è chiaro che noi come familiari siamo contentissimi di questa intitolazione. Si aggiunge, direi, a tantissime altre intitolazioni, biblioteche, strade, eccetera. Quella di Molfetta forse è addirittura più significativa, perché Tonino aveva un grande rispetto per il dolore, per quella che era la sofferenza, per quelli che erano gli ultimi. Molfetta è felice di ricordarla in questo modo, voi siete felici di essere ancora a Molfetta, insomma, un ricordo che non si perde e continua a essere vivo. Sì, senz'altro, e noi ogni volta che passiamo da Molfetta, anche passando così lontano dall'autostrada, ci uniamo forse a Tonino impartendo così laicamente una benedizione anche su tutti i molfettesi, anche a noi. Grazie.